sul canale, nuova video ricetta. Oggi vi voglio far vedere come preparare in casa questi biscotti al cacao vegan. Sono buonissimi perché all'interno hanno le gocce di cioccolato e le nocciole, sono facilissimi da fare. Vi occorrerà semplicemente della farina 00 e 50 g di cacao amaro, quindi andiamo a mettere tutti gli ingredienti secchi da una parte, un cucchiaino di bicarbonato e un pizzico di sale. Mescoliamo bene, mentre in un'altra ciotola andiamo a mettere tutti gli ingredienti liquidi, tranne lo zucchero che ovviamente ci servirà sciolto, quindi andiamo a mettere 120 g di zucchero, 4 cucchiai di olio, io utilizzo l'olio d'oliva, potete utilizzare anche l'olio di riso che è più leggero, so già che me lo chiederete. E ingrediente fondamentale perché sostituirà l'uovo, sono 4 cucchiai di semi di lino che potete tranquillamente trovare al supermercato. Adesso ci andiamo a mettere 120 ml di latte di mandorla o latte di cocco. Col latte di cocco vengono da Dio. Mescolate bene, aspettate un pochettino perché i semi di lino devono rilasciare la mucillagine e infine andiamo a mettere gli ingredienti secchi dentro a quelli liquidi. Mescoliamo bene e alla fine ci aggiungiamo le gocce di cioccolato e le nocciole. Le nocciole potete anche tritarle se preferite, io ho fatto metà e metà, un po' le ho tritate e alcune le ho lasciate intere. Mescolate fin quando appunto dovrete utilizzare per forza le mani perché il composto inizierà ad essere un po' più solido. E questo è il risultato, viene proprio come se fosse una pasta frolla. Prendete un po' di farina, la mettete sulla teglia per non fare attaccare i biscotti e un po' sulle mani perché dovete appunto lavorarli. Quindi fate dei dischetti, io li ho fatti un po' più alti, un po' più grandi, sono venuti dei biscottoni, ma voi se preferite potete farli anche un po' più piccoli e sottili, vengono un po' più croccanti. Mentre come li sto facendo io vengono friabilissimi. Infornate a 160 gradi per circa 15-17 minuti. Ovviamente vi do le tempistiche in base ai biscottoni che ho fatto io. Se li fate più piccoli e sottili basteranno 10 minuti, quindi regolatevi un pochettino voi. Nostri biscotti vegan con le nocciole e cioccolato sono pronti per essere mangiati, sono davvero buoni, velocissimi da fare ed è una ricetta che io amo, li faccio in continuazione, sono ottimi per la colazione ma non solo, vedrete, farete un figurone. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like, lasciatemi un commento se provate a farli. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete iscritti e di attivare le notifiche. Io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima!